Allora, la prima lezione eravamo arrivati a stabilire, eravamo arrivati a cercare di stabilire quella che è una relazione fra la carente idraulica, cioè la perdita di carico per unità di percorso, e le caratteristiche idrodinamiche della corrente, facendo riferimento sempre a condotti di sezione circolante. Quindi il nostro obiettivo è quello di legare quella che è la perdita di carico per unità di percorso J alla portata che definisce la nostra condotta e eventualmente alle altre caratteristiche della nostra condotta, in particolare il diametro. In maniera analitica, come abbiamo visto, è possibile, assumendo per gli sforzi tangenziali il legame di Newton, quello caratteristico degli sforzi newtoniani, cioè la diretta proporzionalità fra gli sforzi tangenziali totali e i gradienti di velocità, è possibile ricavare una relazione che ci dà una proporzionalità diretta tra J e Q. Tuttavia abbiamo detto che dal punto di vista sperimentale questa proporzionalità viene riscontrata solamente nel momento nel quale abbiamo a che fare con sistemi che sono a velocità basse, ovvero con dimensioni modeste, diametri della nostra condotta piccoli e così via. Ma non appena la condotta comincia ad avere dei diametri un po' più significativi e soprattutto le velocità cominciano ad avere dei valori un po' più significativi, non si ha più una proporzionalità diretta tra J e Q, ma piuttosto una proporzionalità tra J e Q a un esponente n, con n che è circa 2. Anzi, per essere ancora più precisi, incrementandosi la velocità, prima perdiamo questa proporzionalità e abbiamo una proporzionalità con Q alla n, con n un po' minore di 2, poi superati certi valori di velocità si attingono dei valori di n dell'ordine di 2. Questo secondo comportamento, che non è spiegabile con la teoria che abbiamo costruito nell'ultima lezione, può essere spiegato alla luce dell'esistenza di due differenti regimi di moto. Che cosa vuol dire? Vuol dire che è stato messo in evidenza, e l'ho messo in evidenza, come vi dicevo l'altra volta, uno dei nomi fondamentali della meccanica dei fluidi, che è quello di Osborne Reynolds. Reynolds mise in evidenza che fin tanto che si stava a velocità basse, a diametri piccoli, il moto era effettivamente caratterizzato da linee di flusso che erano sensibilmente rettilinee e parallele. Queste linee di flusso sensibilmente rettilinee e parallele caratterizzavano quello che va sotto il nome di regime di moto laminare. In questo regime di moto laminare risultava valida la legge di Poiseuille che abbiamo ricavato l'altra volta, quindi tutto torna nell'ambito della teoria che abbiamo costruito fino a questo punto. Tuttavia, non appena le velocità cominciavano ad attingere valori un po' più significativi, le caratteristiche del moto cambiavano. Reynolds mise in evidenza questo fenomeno, che fra l'altro vedremo anche la prossima volta, presentando un filmato, così cerchiamo un attimo di capire anche quelli che sono i meccanismi fondamentali che stanno dietro questo discorso. Mise in evidenza questo fenomeno iniettando all'interno di una corrente che defluiva all'interno di una tubazione trasparente, no? Questa tubazione trasparente alla quale defluiva una corrente. Reynolds iniettò attraverso un gelo del colorante. Che cosa ci aspettiamo tutti? Ovviamente ci aspettiamo, per quello che abbiamo detto finora, che questo colorante sostanzialmente
vada a colorare un filetto fluido e se le cose stanno come abbiamo detto finora, ovviamente il colorante dovrebbe restare in questo filetto fluido e questo filetto fluido dovrebbe avere un aspetto tipo quello che ho disegnato alla lavagna e tipo quello che vedremo la prossima volta con un filmato. Che cosa succedeva però a un certo punto? A un certo punto accadeva che aumentando la velocità praticamente in maniera istantanea il colorante non appariva più colorato in un unico filetto fluido, ma improvvisamente cominciava a diffondersi tutta la corrente e abbastanza rapidamente questo colorante andava a colorare l'intera corrente. Che cosa era successo? Era successo che superato un certo limite le nostre velocità non erano più velocità ordinate, velocità lineari come quelle che caratterizzano quello che abbiamo chiamato un moto laminare, ma piuttosto cominciavano ad assumere un andamento caotico variabile nello spazio e nel tempo in maniera non predicibile. A questo secondo regime di moto Reynolds diede il nome di regime di moto turbolento. Per inciso, a questo regime di moto turbolento, caratterizzato da velocità estremamente variabili istante per istante e punto per punto, a questo regime di moto corrispondeva questo tipo di legame fra la cadente e la portata, vale a dire che finché il moto restava laminare restava valida la legge di Poiseuille, mentre quando il moto diventava turbolento invece non era più valida la legge di Poiseuille, ma erano valide relazioni che ci davano un legame fra J e approssimativamente il quadrato della portata. Reynolds non si limitò a visualizzare questo tipo di regimi, ma osservò anche che l'esistenza di un moto laminare o turbolento all'interno di un condotto di sezione circolare poteva essere previsto in funzione del valore che attingeva un particolare numero dimensionale, che guarda caso oggi chiamiamo numero di Reynolds. Il numero di Reynolds R è definito come rho per d diviso mu, dove rho e mu sono rispettivamente la densità e la viscosità del fluido che stiamo considerando, d è la velocità media di portata e d è il diametro della condotta che stiamo considerando. Che cosa osservò Reynolds? Reynolds ha deciso questo numero, è un numero dimensionale, è abbastanza semplice rendersene conto facendo l'analisi dimensionale. Reynolds si rese conto che fin tanto che il numero di Reynolds risultava quello che avevamo chiamato il numero di Reynolds risultava minore di 2000, intanto che questo numero di Reynolds risultava minore di 2000, il moto era sempre laminare. Quindi in tutte le sue esperienze, e sappiamo che poi queste sono completamente confermate da quello che viene dopo, se il numero di Reynolds era minore di 2000, allora il moto era sicuramente laminato. Ovviamente un numero di Reynolds al di sotto di un certo valore rappresenta o una velocità abbastanza limitata o un diametro abbastanza piccolo, viceversa. A pari fluido quello che comanda è il prodotto velocità per diametro. D'altro canto Reynolds si rese conto che se il numero che oggi chiamiamo numero di Reynolds attingeva valori superiori a 4000, allora il moto era sicuramente turbolento, vale a dire che in tutte le situazioni nelle quali questo numero dimensionale era superiore a 4000, allora il moto aveva sempre caratteristiche turbolente. Visivamente accadeva sempre che
un colorante iniettato nella corrente si disperdeva rapidamente tutta la corrente, quindi c'erano queste velocità che erano caotiche nel nostro sistema. E il legame fra J e la portata è un legame del tipo J proporzionale a Q quadro, piuttosto che J proporzionale a Q come nel caso del regime laminato. Che cosa accadeva fra 2000 e 4000? In generale, fra 2000 e 4000 accadeva che non sempre il moto era laminare, non sempre il moto era turbolento, nel senso che possiamo avere due differenti correnti, entrambe con lo stesso numero di Reynolds compreso tra 2000 e 4000, per esempio 2500, ma nelle quali uno è laminare e uno è turbolento. Come? In funzione di quella che è la storia pregressa che ha portato allo stabilirsi di quella corrente. Vale a dire che Reynolds si rese conto che se partendo da un numero di Reynolds superiore a 2000, quindi un moto laminare, faceva aumentare molto 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 lentamente la velocità, bene, riusciva a far sì che questo moto restasse laminare anche al di sopra di 2000, ma non al di sopra di 4000 chiaramente. Ma non appena interveniva un piccolo disturbo a modificare il nostro sistema, addirittura un colpetto sulla condotta, una leggera vibrazione del sistema o quant'altro, il sistema immediatamente diventava caotico, il moto immediatamente diventava turbolento. Quindi, di fatto, il numero di Reynolds ci consente di prevedere a priori se un certo moto con una certa velocità media riportata, un certo diametro, un certo fluido sarà laminare o turbolento. Se il numero di Reynolds è minore di 2000, siamo sicuri che il moto sarà laminare. Se il numero di Reynolds è maggiore di 4000, siamo sicuri che il moto sarà turbolento. Se questo numero di Reynolds dovesse risultare fra 2000 e 4000, a priori non siamo in grado di stabilire questa condizione. Bisogna dire che questa situazione, diciamo così, i numeri di Reynolds compresi tra 2000 e 4000, non è assai comune nella pratica, perché buona parte dei moti che interessano l'ingegnere, salvo alcune particolari situazioni per cui hanno interesse per noi, beh, una buona parte dei moti che interessano l'ingegnere sono moti turbolenti, vale a dire sono moti che sono caratterizzati da numeri di Reynolds che sono ben superiori a 4000. Facciamo un esempio. Immaginiamo di considerare una condotta, di una sezione circolare che abbia un diametro di 200 mm, no? La condotta classica da acquedotto. In questa condotta defluisce una certa portata d'acqua, portata d'acqua che è pari a 40 litri al secondo. Ok? Giusto per fissare le idee. Bene, vogliamo determinare il numero di Reynolds di questa corrente per sapere se questa corrente è laminare o turbolenta. Bene, il numero di Reynolds è pari a rho per V di mu. Per inciso, il rapporto mu su rho in generale lo indichiamo con il simbolo ni e lo chiamiamo viscosità cinematica turbolenta. Questa viscosità cinematica turbolenta ha le dimensioni di una lunghezza al quadrato sul tempo, quindi si esprime in metri quadrati al secondo. Introduco questa viscosità cinematica turbolenta perché è abbastanza semplice, anzi è molto comodo utilizzarla poi per calcolare il numero di Reynolds in molte situazioni, soprattutto per l'acqua. Bene, per fare questo calcolo abbiamo bisogno di quella che è la velocità media di portata. Calcoliamoci quindi la sezione di questa condotta. La sezione di questa condotta è pari a pi greco per t al quadrato diviso 4, cioè 3.14 per 0.2 al quadrato diviso 4. Ora 0.2 al quadrato fa 0.04, 0.04 diviso 4 fa 0.01, quindi abbiamo 3.14 per 0.01, cioè
0,0314 metri quadrati. No, questa è la nostra sezione. Beh, allora, adesso la nostra velocità media di portata è pari al rapporto tra la portata e la sezione, che è pari quindi alla portata che è di 40 litri al secondo, ovvero 0,040 metri cubi al secondo, diviso la sezione che è pari a 0,0314 metri quadrati. Il rapporto è ovviamente pari a circa 1,75, no? No, è circa 4 diviso 30. Quindi il rapporto è... no, 1,60. È circa 1,... questo è 1,66. Circa 1,6 metri al secondo, no? Quindi è dell'ordine del metro al secondo. Ok? Bene. Andiamo a fare il calcolo del numero di Reynolds. La velocità quindi è pari a 1,6 circa, per il diametro che è pari a 0,2 metri, diviso la viscosità cinematica dell'acqua, che per inciso è pari a circa 10 a meno 6 metri quadrati al secondo. Questo lo potete ricavare immediatamente dalle tabelle. Capirete anche perché ho scritto la viscosità cinematica direttamente per l'acqua, perché questo vuol dire che per l'acqua il numero di Reynolds in maniera grossolana si calcola facendo velocità per diametro per un milione, no? Allora, 1,6 per 0,2, allora 1,6 per 2 fa 3,2, quindi fa 0,32. Avete 0,32 per 10 alla sesta, cioè avete 320. Ok? Approssimato, quindi abbiamo un numero di Reynolds che è pari a circa 300.000. In base a quello che ci siamo detti prima, il moto in questa condotta è ovviamente un moto di tipo turbolento. Per inciso vi faccio notare che anche se diminuissimo di 10 la portata, no? Se invece considerassimo una portata di 4 litri al secondo, che è una condotta ideale del 200, assai una portata assai modesta, la velocità si ridurrebbe a un decimo di quella che abbiamo, il numero di Reynolds si ridurrebbe a 32.000, ma sarebbe comunque un numero di Reynolds caratteristico di un regime di moto turbolento. Vale a dire che in buona parte le applicazioni con le quali dobbiamo affrontare accade che il numero di Reynolds è significativamente maggiore di 4.000. Quindi accade che il moto è turbolento. Ci sono ovviamente delle eccezioni importanti. Alcune eccezioni rientrano per esempio in problemi di lubrificazione a basse velocità, ovviamente. Ok? Tenete conto che nei problemi di lubrificazione è vero che anche se le velocità magari diventano un pochettino più alte, abbiamo a che fare di norma con dimensioni caratteristiche che sono abbastanza ridotte, perché nei problemi di lubrificazione ovviamente abbiamo pezzi che sono a piccolissima distanza tra di loro, e questo fa sì che in alcune situazioni possiamo avere moto laminare, ma spesso nelle applicazioni che si riscontrano nella pratica il moto che viene fuori è un moto di tipo turbolento. Per inciso ho subito allargato il problema, perché io fino ho parlato di moti di condotti a sezione circolare. Se il nostro condotto non è a sezione circolare, si utilizza il concetto di raggio idraulico che abbiamo già definito nell'altra lezione per estendere il numero di Reynolds. Vale a dire che noi sappiamo che per un condotto di sezione circolare il diametro è pari a 4 volte il raggio idraulico, ovvero il raggio idraulico è la quarta parte del diametro, la metà del raggio vero della nostra condotta. Estendendo questo concetto, in generale scriviamo che il numero di Reynolds per un condotto di sezione quasi
errore per b per 4n è diviso mu, ok? Dove quindi al posto di quello che è il diametro della condotta consideriamo il raggio idraulico, anzi per essere più precisi 4 volte il raggio idraulico. Ovviamente questa relazione funziona come quella che come quella di prima per i condotti a sezione circolare, ma è ovviamente applicabile anche ai condotti di sezione non circolare. Ci sono dubbi su questo? No. Allora, a questo punto dobbiamo cercare di costruirci qualche relazione valida per il modo volente, o meglio, dobbiamo cercare di capire qualcosina in più su quelle che sono le caratteristiche di questo modo più volente. Ora, cerchiamo un attimo di capire come possiamo fare. Abbiamo detto che in un moto turbolento la velocità è una grandezza che in un punto varia col tempo in maniera caotica. Pertanto a rigore un moto turbolento è sempre un moto vario. Okay? A rigore non esiste un moto stazionario che sia un moto turbolento, perché ovviamente un moto turbolento è per sua intrinseca natura un moto vario. Accade che se considero un punto e considero il vettore velocità in quel punto, bene, a un certo istante t con 1 io avrò un vettore velocità che viene t con 1, a un istante successivo t con 2 avrò un nuovo vettore velocità che è b all'istante t con 2 e così via. Ci siamo? Quindi accade che questo vettore velocità nel nostro punto è variabile in maniera caotica al passare del tempo. Per studiare le caratteristiche di un moto turbolento si introduce una particolare decomposizione di quello che è il campo di moto delle velocità nel moto turbolento. Noi sappiamo che in generale definiamo quello che è il campo vettoriale delle velocità, cioè le velocità che ho che sono assegnate ai vari punti dello spazio. In un modo turbolento questo campo vettoriale varia istante per istante. Dato un punto, introduciamo il concetto di velocità media locale. Questa velocità media locale è definita come la media delle velocità che faccio in un punto su un intervallo di tempo prefissato, che adesso cerchiamo di capire quanto deve valere. Vale a dire che la quantità velocità media locale, che sarà indicata come la velocità con questa barra superiore, no? Che indica la nostra media, è pari a 1 su t, ampiezza dell'intervallo temporale, dell'integrale su t delle velocità istantanee in dt. No. Vale a dire che facciamo questa cosa. Prendiamo i nostri vettori velocità che variano istante per istante. Prendiamo un intervallino di tempo. Facciamo la media delle velocità su questo intervallino di tempo. Questa grandezza la chiamo velocità media locale, o meglio, ovviamente è chiaro che questa media dovrebbe dipendere da quella che è l'ampiezza dell'intervallo di tempo sul quale faccio la media. Tuttavia si riscontra che superato un certo valore di questo intervallo temporale la media non dipende più dall'ampiezza dell'intervallo temporale. Chiamiamo pertanto tempo di Reynolds la lunghezza dell'intervallo temporale sul quale fare la media, tale che la media non dipenda più dall'ampiezza stessa. Questa definizione pertanto è operativa,
come si fa a calcolare la velocità media locale? Date le velocità istantanee che abbiamo in un punto al passare del tempo, procediamo in questa maniera. Fissiamo un primo intervallino temporale, facciamo la media. Poi allarghiamo questo intervallino temporale, facciamo una nuova media. Procediamo allargando l'intervallo temporale, fin tanto che la media non dipende più dall'ampiezza dell'intervallo temporale. Quando accade questa cosa, abbiamo contemporaneamente determinato l'ampiezza del tempo di Reynolds e la velocità media locale che volevamo in qualche modo costruire. Cosa vuol dire questa cosa? Questa cosa vuol dire che se io mi metto in un punto e per esempio, per fissare le idee, guardiamo quella che è una delle componenti della velocità al passare del tempo, perché poi questo discorso che ho fatto sul vettore velocità lo posso fare sulle sue componenti. Consideriamo quindi la sua componente che è fatta secondo una direzione x generica. Ora, in generale, se io potessi misurare questa componente u al passare del tempo, in generale io vedrei qualcosa come quella che ho disegnato alla lavagna. Ora, poi la prossima volta, oltre a vedere, diciamo, l'esperienza di Reynolds in dettaglio, vediamo anche qualche segnale di velocità in modo turbolento effettivamente misurato per capire meglio questo concetto. Allora, che cosa succede? Succede che è chiaro che se io mi metto in un punto, prendiamo questo, e faccio una media su un piccolo intervallino di tempo, per esempio questo intervallino tipo 1, è chiaro che ottengo un certo valore della media, no? Per esempio questo. Ora, se mi allargo con l'intervallino di tempo, ebbene, magari questa media cambia, no? Magari questa sarà la retta di compenso, quindi questa media cambia. Ma superata una certa ampiezza dell'intervallo di tempo, questa media non cambia più. A quel punto io mi fermo, dico questo è il tempo di Reynolds, la media che ho trovato è la velocità media locale. Quindi, come vedete, questa definizione della velocità media locale è ovviamente una definizione di tipo operativo che contiene in sé anche come si fa a determinarla e a determinare il numero di Reynolds. C'è c'è ovviamente un'interpretazione fisica di questa cosa, perché ovviamente questo variare in maniera apparentemente caotica di quella che la velocità in un punto in modo turbolento è ovviamente associata alla formazione di quelle che si chiamano strutture coerenti della turbolenza o vortici, sui quali dovremmo spendere un corso a parte, quindi in qualche modo, ecco, diciamo così, adesso andrò a banalizzare alcuni concetti. Ma il concetto fondamentale è che di norma un campo di moto turbolento è organizzato in vortici che hanno dimensioni variabili. E in generale accade che i vortici di dimensione più grande trasferiscono energia ai vortici di dimensione più piccola via via, fino ad arrivare a una dimensione, a una scala caratteristica dei vortici tale che a questa dimensione l'energia viene dissipata per effetto della viscosità e quindi trasformata in calore. Ora, il tempo di Reynolds tiene in qualche modo conto di quello che è il tempo caratteristico di percorrenza dei vortici principali del nostro sistema, no? E quindi in qualche modo va a fare una media temporale su questi vortici, su queste caratteristiche che rendono più o meno pseudo-periodico il nostro moto. Fate attenzione perché ho banalizzato decenni di studi sulla turbolenza con 10 secondi di chiacchiere. Però, diciamo, questa è macroscopicamente un'interpretazione fisica molto grossolana di quello che è il tempo di Reynolds.
Ora, la velocità media locale che abbiamo, che siamo andati a costruire, ha una proprietà molto interessante, che adesso andiamo a capire. In particolare, innanzitutto, introdotta la velocità media locale, introduciamo anche una decomposizione del nostro campo di moto. La decomposizione del nostro campo di moto che introduciamo è questa. Diciamo che la velocità istantanea che abbiamo in un punto, istante per istante, può essere scritta come la somma di due campi di velocità. Uno che è quello delle velocità medie locali, che ho appena definito, e un altro lo chiamiamo campo di moto delle componenti di agitazione, V'. Velocità istantanea, velocità media locale, componente di agitazione o agitazione turbolenta. Ovviamente quella scrittura definisce le componenti di agitazione turbolenta. Perché? Perché la velocità che esiste veramente, quella fisica, è la velocità istantanea. Poi ho introdotto la velocità media locale e ho detto come faccio a calcolarla. Allora, è ovvio che la componente di agitazione è definita come la differenza fra la velocità istantanea e la velocità media locale. Fatta questa definizione, concettualmente, noi vedremo il nostro campo di moto delle velocità istantanee come la somma di due campi di moto. Uno che è il campo di moto delle velocità medie locali e un altro che è il campo di moto delle componenti di agitazione. Come dicevo, esiste una proprietà molto importante, molto interessante di queste componenti di agitazione. Per capirla, andiamone a calcolare la media. Vale a dire, andiamo a calcolare la media temporale delle componenti di agitazione. Faccio V' mediato. Ci siamo? Vado ad applicare l'operatore media temporale alle V'. Che cosa succede? Ovviamente questa per definizione è 1 su T integrale su T per le V' in T. Ma le V' ovviamente sono la differenza tra le velocità istantanee e le velocità medie locali. Della velocità istantanea meno la velocità media locale in T. E ovviamente l'integrale di una somma è la somma degli integrali. Ora ragazzi, ovviamente il primo addendo è la velocità media locale che ho definito prima. Per quanto riguarda il secondo, ovviamente la velocità media locale è una costante rispetto al mio intervallo di integrazione, perché è la media su questo intervallo di integrazione e pertanto può andare fuori dal segno di integrale. Mi resta l'integrale di t che è pari a t grande e quindi alla fine ottengo velocità media meno velocità media, cioè 0. Vale a dire che il campo di moto delle componenti di agitazione è a media temporale nulla. Ci siamo? Cerchiamo di capire cosa significa questa cosa. Allora, la decomposizione che abbiamo introdotto significa questo: il campo delle velocità istantanee può essere visto come la somma di due campi vettoriali, uno che è il campo delle velocità medie locali
e un altro che è il campo delle componenti di agitazione, che è a media nulla, che vuol dire che un campo di velocità è a media nulla. Dire che un campo di velocità è a media nulla vuol dire sostanzialmente che non crea trasporto di massa. Perché? Banalmente, no? Immaginatevi di muovere, immaginate di muovervi in avanti e all'indietro, no? Con una velocità media costante. Costante è pari a zero. È chiaro che se la mia velocità media è pari a zero, io ho voglia di muovermi in avanti e all'indietro, ma non mi sposto. Ci siamo? Quindi il fatto che la componente di agitazione sia media nulla, il fatto che la componente di agitazione sia media nulla, equivale a dire che di fatto la componente di agitazione non contribuisce al trasporto di massa. Qui la componente di agitazione non crea portata, che poi è l'elemento fondamentale del nostro discorso, no? Perché noi dal punto di vista tecnico siamo interessati al trasporto di massa, alla portata, perché quello è per quello che facciamo una tubazione, facciamo una condotta, no? Per trasportare un fluido. Allora, la componente di agitazione non crea trasporto. Il trasporto lo crea soltanto la velocità media locale, che è il motivo per il quale questa velocità media locale viene anche detta su alcuni testi velocità di trasporto. Ci siamo? Quindi la velocità istantanea può essere vista come la somma di due contributi: la velocità media locale, la velocità di trasporto, e una componente di agitazione a media nulla che non crea trasporto. Se non crea trasporto questa componente di agitazione, che effetto fisico ha? Il motivo è il fatto che sia turbolento. E quindi, macroscopicamente, che effetto ha? Dissipa energia. Vale a dire, facciamo un esempio banalissimo, no? Io cammino da questo punto alla fine della pedana con una velocità costante. Ok? Ho realizzato un certo trasporto di massa a una certa velocità. Ora, immaginate di fare lo stesso percorso, con la stessa velocità media, ma agitandomi. No? No? Ok, faccio. Io ho realizzato lo stesso trasporto di massa. Che cambia? Cambia che ovviamente ho dissipato più energia. Quindi, l'effetto delle componenti di agitazione non contribuisce ovviamente al trasporto di massa. L'unica cosa che contribuisce al trasporto di massa è la velocità media locale. Ma nonostante la componente di agitazione non ha un effetto diretto sul trasporto di massa, non è trasporto di massa, non crea trasporto di massa, ovviamente ha un effetto indiretto sulla mia corrente, quindi poi anche sul trasporto di massa. Perché? Perché modifica in qualche modo le resistenze, perché crea una dissipazione aggiuntiva di energia oltre a quella causata dalla oltre a quella ovviamente causata dagli sforzi viscosi. Quindi la velocità media locale è il trasporto di massa. La componente di agitazione non rappresenta, no, non fa trasporto di massa, non produce trasporto di massa, ma tuttavia ha un effetto fondamentale: produce una dissipazione addizionale di energia. Questo è in qualche modo il motivo per il quale la cadente, la perdita di carico per unità di percorso, che è direttamente proporzionale all'AQ, alla portata nel caso di un moto laminante, nel caso di un moto turbolento diventa piuttosto proporzionale alla Q quadrato, alla portata al quadrato, quindi cresce a pari tutto.
Perché cresce? Ebbene, cresce per un motivo fondamentale. Cresce perché, ovviamente, accanto alla dissipazione dovuta agli sforzi viscosi, c'è la dissipazione legata all'esistenza delle componenti di agitazione. Ora, che cosa fanno queste componenti di agitazione? Perché queste componenti di agitazione creano degli sforzi aggiuntivi? Come si fa a capire e a legare questi sforzi aggiuntivi alle mie componenti di agitazione? Ripensiamo all'adattazione che abbiamo fatto nell'ultima lezione relativa alla determinazione di sforzi in un condotto di sezione circolare. Ovviamente, fin tanto che abbiamo legato lo sforzo totale alla corrente, ovviamente va tutto bene. Quindi è normale dire che tau totale, lo sforzo tangenziale totale che ho a una certa distanza R dall'asse, sia pari a gamma per R mezzi J, e ovviamente lo sforzo di parete tau 0 è gamma R0 mezzi J, cioè gamma per il raggio. Questa relazione continua a rimanere valida. Che cosa cambia? Cambia ovviamente quello che è il legame fra gli sforzi tangenziali e le velocità. Perché vi ricordo che il legame fra gli sforzi tangenziali e le velocità noi l'abbiamo ricavato applicando l'equazione globale dell'idrodinamica a un volumetto di controllo che è un cilindretto coassiale con la mia condotta. Ok? Questo è l'asse S e questo è il mio asse R trasversale. Ora abbiamo preso un volumetto di controllo che è un cilindretto coassiale con la mia condotta. Che cosa abbiamo scritto per questo volumetto di controllo? Vi ricordo che abbiamo scritto l'equazione globale proiettata direttamente in direzione S. Che cosa succedeva? Beh, proiettando questa direzione S, ottengo questa quantità. Ora, questa stessa scrittura io posso andare a mediarla sul tempo, come ho fatto nel caso della definizione della velocità media locale. Quindi andrò a fare i termini medi. Nel momento nel quale vado a fare i termini mediati sul tempo, quando vado a fare i termini mediati sul tempo, il termine delle inerzie locali con S scompare lo stesso, e scompare lo stesso immediatamente perché vado a fare le medie sulle velocità. Se le velocità medie locali restano di fatto costanti, vale a dire che il campo di moto delle velocità medie locali è un campo di moto permanente, ok? Allora il termine delle icone S se ne va lo stesso. C'è una cosa che non se ne va. Per quanto riguarda i flussi di quantità di moto, noi avevamo scritto il flusso di quantità di moto M con S pari a M1S più M2S, no, semplicemente. E avevamo visto che si compensavano perfettamente. Ora, che cosa succede? Perché? Perché ovviamente un moto laminare, in un moto laminare, beh, sul contorno di questa condotta non esiste componente di questo volume di controllo, non esiste componente di velocità in direzione n, ovvero r, no? Ortogonale al volume di controllo. Ma se il moto è turbolento, ovviamente la velocità cambia istante per istante, anche in direzione. E pertanto esistono delle componenti di velocità
tali da produrre un flusso di qualità remoto, tali da produrre un flusso di qualità remoto anche attraverso il contorno di questo volume di controllo. Questo flusso di qualità remoto è il responsabile di queste resistenze aggiuntive delle quali abbiamo appena parlato. Per inciso, l'esistenza delle componenti di agitazione trasversale ha questo effetto, ha l'effetto di andare a distribuire differentemente la quantità di moto lungo un raggio della mia condotta. In particolare trasporta quantità di moto dalle regioni dove questa quantità di moto è maggiore, cioè le regioni d'asse, verso le regioni dove la quantità di moto è minore, cioè le regioni di parete. Questa cosa ha un'influenza molto importante perché fa sì che in moto turbolento a differenza del moto laminare il profilo di velocità sia ben diverso e molto più, diciamo così, omogeneo. Andiamo un attimo a rappresentare questa cosa. Vi ricorderete che abbiamo detto che in moto laminare il profilo di velocità è rappresentato dalla legge parabolica di Poiseuille, dove la velocità massima è circa il doppio, è il doppio della velocità media locale. Okay? In modo turbolento, la redistribuzione delle quantità di moto secondo un raggio prodotta proprio da queste componenti di agitazione fa sì che il profilo di velocità trasversale, abbia piuttosto una forma come quella che ho rappresentato alla lavagna, quindi una forma con delle quindi una forma con una zona molto grande centrale, al centro della mia corrente, dove le velocità sono quasi costanti, e poi un forte gradiente alla parete. Ci siamo? L'effetto di questi flussi di qualità di moto trasversali sulla mia corrente e quindi quello di dissipare energia. Quindi di fatto è come se lo sforzo tangenziale totale possa essere scritto come la somma di due contributi. Uno sforzo tangenziale viscoso, che è quello che abbiamo visto fino a questo punto, e un secondo contributo che chiameremo sforzo tangenziale turbolento o sforzo di Reynolds. Mentre lo sforzo viscoso tau mu è ovviamente espresso come la meno la viscosità mu per de un medio in dr, essendo un medio la velocità media locale nella direzione s. Lo sforzo tangenziale turbolento si può dimostrare che può essere espresso come la media come direttamente proporzionale alla media del prodotto delle componenti di agitazione rispettivamente secondo la direzione S, U e R, la V. Ci siamo? Ho indicato con U e V le componenti della velocità nella direzione S e nella direzione R. Bene, si può dimostrare, ripetendo il ragionamento che abbiamo fatto l'altra volta, non lo facciamo per brevità, ma ripetendo il ragionamento che abbiamo fatto l'altra volta e portando in conto il flusso di quantità di moto attraverso la superficie laterale e applicando la media, viene fuori che lo sforzo tangenziale totale
deve essere pari non solo a questa quantità, lo sforzo riscosso, ma la somma dello sforzo riscosso e di questa ulteriore quantità, che è direttamente proporzionale, che è direttamente proporzionale al prodotto delle componenti di agitazione secondo le direzioni S ed R, longitudinale e radiale. Ora c'è da fare una particolare considerazione, perché nonostante sia un primo, sia di primo, siano quantità a media nulla, il loro prodotto non è detto che sia nullo. Non è detto che sia nullo, in quanto è ovviamente chiaro che sapete bene che la media di un prodotto non è il prodotto delle medie dei fattori. Questo è chiaro. Anzi, in realtà questa media è nulla solamente se non esiste correlazione fra le due variabili U' e V'. Ma qua sto andando più avanti di quello che dobbiamo fare dentro questa lezione, quello che dobbiamo vincere dentro questa lezione. Quello che è importante qui tenere presente è che questa quantità non è nulla. In particolare, allora, se io considero l'asse della mia condotta e vado a considerare gli sforzi tangenziali, accade che lo sforzo tangenziale totale è distribuito sempre in maniera lineare, come prima. E pertanto esiste il mio valore tau 0 in parite. Ma questo sforzo tangenziale totale è punto per punto pari alla somma di due contributi, il contributo viscoso e il contributo turbolento. Contributo viscoso e contributo turbolento. Che cosa accade? Accade che in realtà in buona parte della condotta, il contributo viscoso è quello, e il contributo turbolento è quello predominante. Vale a dire che, e faccio un disegno non in scala, se faccio una traduzione del genere, accade che a una certa distanza questo rappresenta il contributo turbolento e quest'altro da qui rappresenta il contributo viscoso. Accade che lo sforzo tangenziale turbolento è la componente predominante dello sforzo praticamente per tutti i punti della nostra condotta, tranne che in prossimità della parete. Perché in prossimità della parete lo sforzo turbolento non ci può essere? Ovviamente in parete non può esistere sforzo turbolento. Nel punto di parete non può esistere sforzo turbolento, perché in parete le componenti di agitazione trasversale non possono che essere nulle. Perché noi abbiamo la parete qui, no? La parete è un oggetto fisico che non può essere attraversato. Pertanto in questo punto sulla parete l'V', le componenti di agitazione in direzione R, non possono che essere costantemente zero, perché il mio fluido non può attraversare la parete, nemmeno per effetto della turbolenza. Allora, in parete lo sforzo turbolento è zero, e quindi in parete esiste solo sforzo viscoso. Tuttavia, nonostante in parete esista solo sforzo viscoso, a parità di portata, questo sforzo di parete è maggiore se il moto è turbolento piuttosto del caso del moto laminare. Perché? Questa cosa ovviamente ce la spiegano i differenti profili di velocità. Perché? Osservate dal disegno, sempre di scala che ho fatto alla lavagna, che il profilo di velocità in modo turbolento è caratterizzato da un gradiente di velocità vicino alla parete molto più forte di quello che ha nel caso del moto laminare. Poiché lo sforzo viscoso è direttamente proporzionale ai gradienti di velocità, ovviamente accade che l'esistenza del moto turbolento in parete produce uno sforzo viscoso più grande, no? Quindi il fatto che esistano questi sforzi turbolenti fa sì che anche in parete, dove c'è solo sforzo viscoso, questo sforzo viscoso sia più grande del caso laminare. E questa è la ragione per la quale in moto turbolento abbiamo ovviamente resistenze al moto maggiori che nel caso del moto laminare.
Ora nasce un problema. Abbiamo detto che dal punto di vista tecnico la grandezza di nostro interesse, la grandezza di nostro interesse è la velocità media locale, perché la velocità media locale è quella che crea la portata, che è il dato tecnico fondamentale dei nostri problemi. Tuttavia le componenti di agitazione svolgono un ruolo importante, perché creano questi sforzi addizionali, questi sforzi di Reynolds, che giocano un ruolo molto importante sulle resistenze al moto, che fanno sì che ci troviamo con delle resistenze al moto più alte di quelle che ci aspetteremo in moto laminare. Allora, di fatto, ci troviamo di fronte a due problemi. Noi dobbiamo conoscere le velocità medie locali, perché quello è l'obiettivo del nostro problema. Le componenti di agitazione non è necessario che riusciamo a conoscerle, che riusciamo a valutarle esattamente. Tuttavia dobbiamo essere in grado di valutarne l'effetto, cioè dobbiamo essere in grado di valutare questi sforzi di Reynolds per poter correttamente rappresentare le resistenze al moto. Questa cosa viene fatta attraverso quelli che si chiamano modelli di turbolenza, cioè dei legami che si ritiene possano permetterci di esprimere gli sforzi tangenziali turbolenti in funzione di quelle che sono grandezze medie locali della nostra corrente. Buona parte di questi modelli di turbolenza fanno capo a quella che si chiama ipotesi di Businesc. L'ipotesi di Businesc è che alla fine anche lo sforzo tangenziale turbolento, come lo sforzo tangenziale viscoso, possa essere scritto proporzionale ai gradini trasversali di velocità. Ma in questa maniera, dove la quantità di contigli, proprio Nicon T è una viscosità cinematica, dove la quantità Nicon T è detta viscosità cinematica turbolenta o L viscosity. In realtà, mentre la viscosità vera del fluido è legata a quelle che sono le caratteristiche del nostro fluido, no? Quindi una proprietà vera del fluido, la eddy viscosity, la viscosità cinematica turbolenta, vuole in qualche modo rappresentare quelle che sono le caratteristiche della turbolenza, e pertanto la eddy viscosity sarà a sua volta una funzione del campo di moto in qualche modo, no? Il modo con il quale facciamo dipendere la eddy viscosity dalle caratteristiche del campo di moto va a costituire lo specifico modello di turbolenza che si va ad adottare. Ora, io non procederò su questa linea, perché anche qua discutere di modelli di turbolenza ci porterebbe via molto, molto più tempo di quello che abbiamo nel corso. Pertanto, attesa questa considerazione, attesa questa possibilità di procedere, ne utilizzeremo un'altra. In realtà, come vedrete, poiché noi non siamo interessati, almeno in prima battuta, a quelle che sono le caratteristiche puntuali del nostro campo di moto, ma a quelle che sono le caratteristiche medie, anzi quelle che sono le caratteristiche medie sulla sezione delle nostre grandezze fondamentali, andremo ad applicare alcuni ragionamenti di analisi dimensionale che ci consentiranno poi di costruire le relazioni di nostro interesse. Tuttavia, è fondamentale che abbiamo chiaro quello che è il meccanismo che sta dietro questo processo. Un'unica annotazione a completare questo discorso. Vi faccio notare che il campo delle velocità medie locali in moto turbolento è ovviamente molto più costante del campo di moto delle velocità in moto laminare, che è il motivo per il quale nei problemi pratici che poi ci dobbiamo affrontare fa sì che possiamo tranquillamente porre pari a 1 quei coefficienti d'agguaglio delle potenze cinetiche alfa e delle quantità di moto beta che abbiamo introdotto nelle precedenti lezioni, no?
Quindi è la motivazione per la quale, la giustificazione per la quale io poi i coefficienti d'agguaglio li ho introdotti, ma li ho messi sempre pari a 1, perché in modo turbolento questa cosa è assolutamente ragionevole. Questo, diciamo, va quindi a spiegarci questo concetto che avevamo lasciato un attimo in sospeso. Ancora, ho detto all'inizio dell'ora che il moto turbolento è a rigore sempre un moto vario. Tuttavia, nel caso, tuttavia, definiremo un moto permanente turbolento o addirittura un moto uniforme turbolento in funzione di quello che sarà il comportamento del campo di moto delle velocità medie locali. Vale a dire che diremo che un campo di moto turbolento è permanente se sono le velocità medie locali ad essere stazionarie, non variabili col tempo. Diremo che un campo di moto turbolento è uniforme se in punti corrispondenti sezioni successive io mi trovo lo stesso valore di velocità media locale. Ok? Quindi le definizioni che abbiamo introdotto nelle lezioni precedenti le continuiamo ad utilizzare in modo turbolento, ma con riferimento al campo di moto delle velocità medie locali. Bene, con riferimento a una corrente in moto uniforme turbolento, dovremo pertanto andare a costruire quello che è il legame fra le resistenze al moto e le caratteristiche della corrente, quello che facciamo dopo 5 minuti di pausa.